Sui campi dell'England Club si è riscritta la storia del tennis italiano oggi pomeriggio, perché Matteo Berrettini, al termine di una partita veramente di grandissime sofferenze, di grandissime difficoltà, ha vinto. E ha vinto veramente una partita durissima che si poteva mettere molto male, in particolar modo alla fine del terzo set, e lì ragazzi è uscito veramente quello che è Matteo Berrettini. È uscito il perché Matteo Berrettini sarà il numero 8 del mondo dalla fine di questo Wimbledon, è uscito il motivo per cui Matteo Berrettini è arrivato in semifinale a Wimbledon, è uscito il motivo per cui Matteo Berrettini è un grande giocatore, Matteo Berrettini è un campione. Perché quella situazione lì poteva destabilizzare tantissimi, non ha destabilizzato Matteo Berrettini, che nonostante le tensioni, nonostante veramente un terzo set che era fondamentale da ogni punto di vista, è riuscito a scardinare il muro di Félix Auger-Aliassime, che era entrato molto male in partita, però già dalla fine del primo set si respirava che l'aria era un po' cambiata, perché quel controbreak, quel game del 5-3 di Aliassime sembrava aver fatto cambiare un po' l'aria, aria che poi è cambiata nel secondo set, dove Berrettini però era andato sotto, è rientrato, ha avuto tre palle break di fila per andare a servire per il secondo set, e quindi a quel punto se avesse vinto il secondo set probabilmente staremmo parlando di una partita vinta in 3-7 in maniera anche relativamente rapida da Berrettini, però lì è stato molto bravo Aliassime, perché ha servito alla grande, è uscito da una buca che lo poteva eliminare da Wimbledon con un'ora e mezzo di anticipo e con molta meno fatica anche poi profusa dopo da Matteo Berrettini, e lì non è che abbia avuto tanti rimpianti Berrettini, perché a parte sì un back magari non abbastanza lavorato, non abbastanza elaborato, su quelle palle break ha giocato particolarmente bene il giocatore canadese, e che poi ha breccato proprio Berrettini nel momento decisivo, e poi Berrettini non è riuscito a reagire sul 6-5 sotto, e il terzo set è stato veramente una faticaccia, perché Berrettini ha annullato quelle due palle break sull'uno pari, che anche lì potevano far girare nuovamente la partita dalla parte del canadese, e forse in una maniera insomma più decisa, e invece Berrettini poi l'ha tenuti anche con una certa difficoltà, ha tenuto tutti i turni di battuta, si è portato sul 6-5 in qualche modo con tanti turni di vantaggi, non ha annullato quali break ma tutti i turni di servizio estremamente sofferti, e sul 6-5 ragazzi, cioè sono stati quei 2-3 punti che hanno fatto la differenza in oltre 3 ore di partita, sono stati quei 2-3 punti che hanno fatto la differenza su tutta la partita, perché la differenza oggi era nulla, con un Matteo Berrettini un po' sottotono proprio perché non riusciva a sciogliersi, non riusciva ad esprimere il suo miglior tennis a causa di questa tensione che lo attanagliava, in particolar modo appunto dopo il secondo set, dopo che aveva preso il break nel secondo set, e lì proprio Berrettini lo vedevamo in grossa difficoltà ad esprimere il suo miglior tennis, e con Auger-Aliassime che invece aveva preso un grande coraggio, perché ad un certo punto della partita, ma anche per un periodo non così corto, per un'oretta buona di gioco, Auger-Aliassime ha servito meglio di Matteo Berrettini ed ha ottenuto più punti dal servizio, invece Berrettini era in difficoltà nell'ottenere punti con il servizio, perché sbagliava magari tante volte anche il colpo dopo, aveva perso da un certo punto il dritto. Oh, però lì sul game del 6-5 abbiamo visto chi è il top 10 e chi è ancora il giocatore che ha perso 8 finali in carriera, l'abbiamo vista questa differenza tra un giocatore
che sta lì ed è un giocatore navigato, è un giocatore che ha già fatto un'altra semifinale Slam, è un giocatore che ha fatto una finale a livello Masters 1000, è un giocatore che ha vinto qualche settimana fa il Queens ed è un giocatore nei primi 10. La differenza era sottilissima, era probabilmente nulla a livello di gioco. Però la differenza l'hanno fatta quei 2-3 punti. E qual è la differenza tra un giocatore come Felix Auger-Aliassime e Matteo Berrettini? Quei 2-3 punti. La gestione dei momenti fondamentali dell'incontro. Sull'erba spesso sono pochissimi punti. Stasera sono stati pochissimi punti. Poi, quarto set, Berrettini è andato quasi con il pilota automatico. Perché Aliassime ha cominciato a sbagliare di più. Berrettini si è sciolto notevolmente. Ha espresso il suo miglior tennis. E lì ha ricominciato a servire alla grande ed è stato bravissimo perché anche lì sul 4-2 sopra, se non sbaglio, era andato sotto 0-30, ha piazzato quattro prime vincenti, cioè la dimostrazione che nei momenti decisivi, nei momenti che contano, perché Matteo Berrettini è top 10? Andiamoci a vedere la partita di stasera e te lo dimostra, anche non brillando, però quando c'è bisogno Matteo Berrettini barra dritta e ottiene questi risultati. Abbiamo atteso 61 anni. 61 anni per rivedere un italiano in semifinale sull'erba di Wimbledon. E adesso lo ritroviamo. Dopo Nicola Pietrangeli si iscrive a questo club che ormai diventa un club, ossia di due persone, quello tra Nicola Pietrangeli e Matteo Berrettini, che hanno raggiunto la semifinale ai Championship. Nessuno ha raggiunto la finale. Matteo Berrettini affronterà Hubert Hurkacz. Certo. Un Hubert Hurkacz che viene da vittorie notevoli questa settimana, dalla vittoria con Medvedev, dalla vittoria con Federer, ma anche all'inizio della settimana ha condotto veramente una settimana estremamente positiva il giocatore polacco che dopo Miami aveva vinto una partita e si presentava a questo torneo senza aver vinto una partita sull'erba e raggiunge la semifinale, che è la dimostrazione che lì che Musetti non è che avesse perso proprio con uno scappato di casa al primo turno, peraltro la prima partita sull'erba. E oggi ha dimostrato veramente il polacco anche di non avere alcun timore reverenziale sul centrale contro Federer. Le ha dato un bagel che Federer non subiva dal 2008 contro Nadal a Roland Garros, non l'aveva mai subito in carriera. In 23 anni di carriera a Wimbledon, Roger Federer non aveva mai subito un bagel, non aveva mai subito un 6-0. Oggi l'ha subito nel terzo set da Hubert Hurkacz. E quindi poi in conferenza stampa abbiamo visto anche tutti i dubbi, tutte le fragilità di Roger Federer a 40 anni. E invece Hubert Hurkacz passa e adesso sarà veramente una lotteria, è una semifinale estremamente tesa, me la immagino, quella tra Matteo Berrettini e Hubert Hurkacz di venerdì, che commenteremo insieme, ovviamente su YouTube, perché veramente è una grande occasione, perché a prescindere poi dal valore del giocatore, che anche a Miami, ve lo ricorderete come giocò quella settimana, e poi alla fine batté Jannik Sinner in finale, ma prima Rublev, prima Raonic, Tsitsipas, tantissime le vittime che fece proprio in quella settimana. E veramente, insomma, il giocatore polacco, quando becca queste settimane, è estremamente, estremamente pericoloso e molto difficile anche da contenere. Certo è che il top 10 è Matteo Berrettini, certo è che Matteo Berrettini di dimostrazioni sull'erba ne ha date. Matteo Berrettini ha una grande chance per arrivare in finale a Wimbledon. E questo io ve lo dicevo dal Queens, se fosse capitato dalla parte diversa, dalla parte differente, dalla parte opposta di tabellone rispetto a Novak Djokovic, Matteo Berrettini poteva arrivare in finale. Manca una partita. L'occasione appunto non è da sottovalutare perché non ti capita tutti i giorni di fare una semifinale Slam contro Hubert Hurkacz. Speriamo che Matteo Berrettini riesca proprio ad approfittare, ecco, di questa chance e che non si faccia bloccare dalla tensione. In finale ci sarà uno fra Djokovic e Shapovalov, che oggi ha battuto Khachanov in rimonta da 2-7 a 1 sotto, mentre Djokovic ha liquidato Fucsovics, mentre
C'è un'altra italiana anche in semifinale perché c'è Simone Bolelli che è volato insieme a Massimo Gonzalez, l'argentino, in semifinale del doppio, quindi due italiani, uno in doppio, uno in singolare, in semifinale a Wimbledon e ovviamente l'Italia, la nazionale di calcio, in finale a Wembley dell'Europeo. Insomma, veramente potremmo vivere un fine settimana, in particolar modo una domenica, dai contenuti quasi irripetibili per il nostro sport. Vediamo. Adesso c'è Berrettini Hurkacz. Forza Matteo, un altro passo per veramente entrare definitivamente nella storia del tennis italiano. Mai un italiano è arrivato in finale a Wimbledon. Già è stato il primo ad arrivare in semifinale nell'era Open, mai uno è arrivato in finale a Wimbledon. Ci potrebbe regalare un sogno Matteo Berrettini, che fino a qualche anno fa, se l'avessimo detto, veramente saremmo restati interdetti, saremmo restati come inascoltati, o comunque saremmo rimasti sbigottiti a questa notizia. Adesso Matteo Berrettini è arrivato in semifinale partendo sempre da favorito, e parte da favorito anche in semifinale, a dimostrazione quale livello ha raggiunto questo ragazzo. Fa uno slam fino alla finale, perché alla fine, se passa, fa uno slam fino alla finale partendo sempre da favorito. E questo mi sembra la dimostrazione inequivocabile di quello che ormai è il livello che ha raggiunto Matteo Berrettini. È veramente un ragazzo che si sta completando da tanti punti di vista, può ancora migliorare, però veramente è un giocatore vero. E adesso, se la semifinale degli US Open contro Rafa Nadal l'affrontava da outsider, l'affrontava comunque da giocatore ancora inesperto a certi tipi di palcoscenici, adesso Matteo Berrettini di esperienza e di maturazione ne ha fatta ed è pronto in questa seconda semifinale Slam a fare un grande passo avanti e a garantirci veramente un sogno splendido. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Una valanga di mi piace al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E se oggi è arrivata una vittoria storica per il tennis italiano, è arrivata la sconfitta storica di Roger Federer a Wimbledon, è arrivata una splendida, una spettacolare vittoria da parte di Wout van Aert sulle strade del Tour de France, perché insomma il Mont Ventoux l'ha domato alla grandissima, il corridore belga che oggi ha dato semplicemente spettacolo. E a questo punto, arrivederci ragazzi, ci vediamo al prossimo video.